Oliver, riprendiamo Oliver? Ciao amore. Allora, tenetevi perché c'è un vento pazzesco. Non so se si sente. Cioè, guardate i miei capelli. Finito il vento. Cioè, solo in quel pezzettino c'è il vento. Allora, comunque ciao Giulia, non so se non vi avevo salutato in precedenza. Ecco, questo è il giardinetto accanto, cioè davanti alla stazione della serie. Mamma, ma pensi che oggi piova? Sì, dicono che è brutto tempo. Io mi sono portata dietro tipo l'ombrello, tutte queste cose qui, e secondo me non piove. Miope, quindi senza occhiali non riesco a vedere le persone, quindi non so se la riconoscerò. Saluta, sei già in diretta, aspetta. Ciao. Oh, bene. Non ti ricordavo così alto, lo sai? Allora, dove si va? Dove si va? Allora, io devo fare una cosa, cioè devo comprare la copertina del telefono, però si può comprare dopo il sottopassaggio. Il tuo iPhone sfigato che non ti fa vedere, esatto, le mie notifiche. Guarda, sei tutta rotta. No, il mio invece non è un iPhone, è ancora il mio vecchio telefono. Oh, ormai lo cambio, povera, per il mio compleanno. Si è cascato 50.000 volte e non si è mai rotto. Ecco, invece il mio è cascato e si è rotto, devo anche cambiare tutto indietro, vaffanculo. Poi ti puoi andare da Grom, di sicuro. Sì, il gelato. Prendere il gelato. Amo il gelato. Ma lo sai quando eri a casa, no? Ho detto, io ho festato con te alle 3:15, no? Io ho visto sui treni su internet. E quindi avevo letto. Aspetta che c'è casino, se no non senti. Vieni qui. Sì? E quindi avevo letto, no? 14:47. Quindi tipo l'1:30, oddio, devo andare a prendere il treno. Poi fa, aspetta! Ma se io il treno, se io arrivo a Firenze alle 3:15, perché prendo il treno a 14:45 se ci mette mezz'ora? Quindi tipo lì a casa pensando dovessi partire, invece no. Vabbè. Sì, anche a me mi capita, vado a prendere il treno, sono sempre in ansia. E sbalzo tutte le ore, mi faccio tutti i calcoli e faccio, no, aspetta, che ora lo devo prendere? Ci guardano tutti male, madonna. Vabbè, se frega. Allora, c'è là. Non so se l'ho detto nel video, ma lei è la Laura. Non so, la Laura. Perché tipo, chi è questa Laura su Facebook? Chi è questa Laura? Sì, infatti. Chi quanto sarà? Chi sono? Aia, battuto solo. Potrei essere chiunque, infatti, o nessuno. Eccoci qua. Stiamo andando al Duomo, giusto? Sì. Te lo chiedo a te. Stiamo andando da Grom. Da Grom, Grom. A mangiare il gelato. Chi è che conosce Grom? Chiedo a loro. Lo so che chiedi a loro. Poi c'è Vuoi una pizza? Ma qualcuno la butterà in terra prima o poi. È finta? Faccio uno zoom perché non so se. A me sembrava vera. Non lo so. Sì, ma la tengono così all'aria, sembra strano. Ma sì, sono per esposition. Forse è finta davvero. Ma è fatta bene comunque. Oh. Ah, questo è il battistero. E quello è il Duomo. Bello. Quelle sono turiste per caso. Noi. Come noi, sì. Esatto. Allora, siamo in attesa del gelato. Cioè io sto. C'è Grom. Occhio, qui. Occhio. Non c'è scritto qua. E ci sono i lavori e qua si mangia il gelato, come vedete è Grom. Ah, Grom? TripAdvisor, notare la valutazione, infatti è un gran gelato. Però la prende solamente lei perché a me non mi va in questo momento. E invece io faccio la budrilla. Vabbè, ma il cioccolatino è... Vero, quello è un Babbo Natale. Babbo Natale, sì, sì. Occhio Giulio. Si può fare anche quel legale? Vero. Vabbè, tecnicamente noi, cioè, noi lo compriamo, quindi appena assaggiato cocco e cioccolato. Grazie, buonissimo, ve lo consiglio. Giusto del mese. Ve lo consiglio. Non ho preso la mia abituale crema di Grom, no, che è grave.
di solito prendo crema di grotto. Io prendo cocco, perché adoro il cocco, o yogurt. Ti gusti. Vai a assaggiare quella al cocco? Sì, vai, volentieri l'assaggio. Ciao, salve. Salve. Bene, sì, sì. Che fai? Si sta andando lì dentro. Lì dentro? Tu dove sei? Di Firenze, no? Sì, Firenze. Ma sei di Firenze? Firenze, Firenze. Che fai? Studio o lavoro? Studio, anche lei studia. Ciao. Ciao, piacere, come ti chiami? Laura. Laura. E te, come ti chiami? Giulia. Giulia, piacere. Piacere. Saluta. Attento, attento. Amore, cavalli. Ah, cavalli. Allora, che funzioni? Laura. Laura, lei è Giulia. Come è stato bene? Giulia? Come è stato bene? Fidanzato? Sì. Quale fidanzato? No, no. Eh? No, non ce l'ho il fidanzato. Come mai non ci credo? Come mai non ci credo? Sei bella, sei elegante, come mai non ci credo? Come mai? Ah, non sei bella, Lei è fidanzata. Sì, vero, sì, vero. Fidanzata dove? Qui, è sempre qui. Ah sì, come si chiama lì? Riccardo. Riccardo? Riccardo? Saluta Riccardo, ti vedrà. Riccardo è fortunato, perché lei è bella, Dille, quando torna a casa, dille a Riccardo. Grazie. Vabbè, tanto ti vede, perché sì, lo farà vedere anche a lui. Va bene, va bene, va bene. Oggi sono venuto per rappresentare questo. Io sono di senegalese, guarda per favore. Ah, carino. Eccoci qua. Ciao. Ora io vado a prendere il treno, lei mi dà i suoi pigmenti e ho provato il bozzetto di pigmenti. Catrice dice che mi sta bene. Quindi sono stata contenta di essere uscita con lei, lei non lo so. No, in realtà no. No, in realtà mi ha fatto schifo, non ti voglio più vedere col cavolo che ti do i miei pigmenti. Grazie. Insomma, quindi un bacione, ci si vedrà al prossimo Ciao. Video. Ciao. Prossimo video vlog insieme. Sì. Salutate il rossetto. Ciao rossetto. Ciao. Salve. Questi sono i suoi bellissimi pigmenti, me ne ha già dati quanti? 5? Sì. Ora si è comprato le altre jar, eccoli qua. Che balorde. Vedete, questi sono regali di neve, molto carini. E quindi niente, in pratica la Giulia ha perso il treno, per cui siamo ancora qua. Però volutamente. Accasciate davanti al festival del gelato, fai vedere. Riprendiamoci dove siamo. A sedere dietro una porta, cioè davanti a una porta, sì. Sto facciamo una foto. Vai. Azioniamo il travaso, sì, è partito okay. Dopo che l'hai detto. Ok, azionate le scarpe celesti col tizio. Sono verdi? Vabbè, wow. Ok, allora vi insegnerò come travasare i pigmenti. Questo è un tutorial molto complicato, ragazzi. Quindi prendete la jar vuota e la jar piena e fate così. Cioè, ragazze, è difficilissimo, ci vuole una precisione immane. Come vedete, cioè questo in realtà è uno smercio di droga, in realtà non c'è una big man. Poi arrivo a casa e li sniffo, mi vedete ne ho col naso colorato. Esatto, è una nuova droga colorata. Secondo me arriva la polizia postale e ti banna al video, forse pensano essere sì. Sul serio droga. Poi è colore, si allora, era detto. Allora, vediamo. Questo. È l'emozione. Questo era, come si chiamava? Ciao. Ciao. Ma c'è lo zoom o non c'è lo zoom? Non c'è lo zoom, ho il braccio corto io. Ma non si vede niente. Sì, ma non si vedrà bene poi. Allora, stiamo facendo il Titanic in Piazza del Duomo. Sì. Ecco. Dai, Rose. E la nostra giornata finisce qua. Abbiamo vinto un braccialetto da un tizio che ci ha detto che se io farò così, ogni giorno tra un mese troverò il ragazzo. Sì, ma vabbè. Magari lo trova anche, però magari non è per il braccialetto. Però se lo trovo per il braccialetto vado a ricercare. Sì, sì. Invece lei le ha detto che deve mettere a destra e Riccardo a sinistra, perché sennò. Noi si è fatto il contrario. Infatti hai avuto sfiga in questo senso di vedi. Sì, ma non lo so, mi ha contagiato lui forse. Sì, sì, sì. Quindi spero di rifare un'uscita con lei perché sono stata molto bene. Amore, anch'io. Quindi magari faremo un altro vlog. Sì, magari poi sì. Poi abbiamo fatto delle cose idiote. Poi le metterò, certo, a fine video, nel mezzo, insomma. E poi a casa, quando arrivo, faccio vedere tutti i pigmenti che mi ha dato. Mi ha costretta a comprare anche le jar, ma vabbè, me le ha regalate alla fine. Sì. E io mando un bacione. Un bacio anch'io. E io sono Laura. Laura, ora sapete chi è la Laura. Oh. Purtroppo captano queste sfighe, mi ha conosciuto e ormai non può più fare a meno ormai di me. Ormai non posso fare più o meno di lei. Vabbè, comunque, ciao. Ciao. Ciao.
sono in treno e è tipo in ritardo di 20 minuti, infatti sono qui. Dovevo prenderlo circa un'ora e mezzo fa, però vabbè, l'ho preso ora. E non so se si vede, ma le labbra tutte screpolate per via del vento che c'è oggi a Firenze, veramente terribile. E nulla, comunque il rossetto questo qui è fantastico. Ora mi sarà anche andato via, l'ho messo tipo un po' così perché era un test e mi faceva un po' schifo, però molto bello. Non sta tanto bene, ma boh, fammi sapere voi se vi piace. Diciamo che oggi c'è un bel panorama davanti a casa mia. Via su, carino. Te lo suono. Sei già dentro. Sono a casa. Ciao. Ciao amore. Ciao patatone. Oh mamma. Che salti. La mamma bollio. Sei morto, è cascato il dentino. Sei cascato. Eccoci qui a casa senza vento finalmente. Allora, sono tantissimi ombretti, ma si sono già persi alcuni, infatti, perché non ci sta. Non ci stanno attaccate le etichette quelle. Vi faccio vedere solamente, non ve li sboccio, poi li vedete comunque nei miei tutorial. È un tipo color carne, praticamente. Sì, bello. Neve make up, spumantino. Questo, tanto sono trasparenti queste jar, quindi vi faccio vedere direttamente il colore così. Questo è un oro, molto particolare. Poi, Essence, collezione Breaking Dawn. Alice è The Vision Again, penso si legga così. E questo ha riflessi, cioè un blu, un viola, blu-viola con dei riflessi blu-viola. Se no non era un blu-viola. Della Neve Make Up, la collezione French Royalty, che si chiama Chateau. È un bellissimo marrone. È Kiko, il numero 12. Che è un marrone. Poi ho la rosa, che questa l'aveva preso al Cosmoprof, e si chiama, non so leggerlo, e comunque il colore è questo. Neve Jungle, Bare Minerals Velvet Charcoal, Charquax, insomma non so leggerlo, e questo è un marrone matte. L'ultimo della MAC, collezione Natale, questo tinge davvero davvero tanto ed è, cioè, un blu con tutti questi riflessi, stranissimo, però molto bello. E ora sono stanca, ho un mal di testa pazzesco, mi ho da mettere il burro cacao per con le labbra screpolate, io vento lo odio. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Saluto la Laura, le mando un grosso bacione e le ringrazio ancora per tutti questi ombretti. Comunque nulla, le mando un bacione e ci si vede al prossimo video.